Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi voglio mostrare come creare una gummiship che sia quasi invincibile già dall'inizio del gioco, tra l'altro. Quindi voi l'andate a creare già dalle prime missioni e man mano andate a potenziarla, ovviamente quando il costo delle vostre armi aumenta, ma la base è praticamente sempre la stessa. Allora, innanzitutto andiamo a piazzare questo abitacolo che praticamente è obbligatorio da mettere. Vediamo di essere al centro. Ok, perfetto. Voi piazzate il vostro abitacolo e poi l'idea si basa sul formare un quadrato lasciando il vuoto all'interno. Quindi prendete questo cilindro, fatelo ruotare e andiamo ad aggiungerlo ai lati della nostra gummiship. Quindi qui facciamolo ruotare di nuovo. Poi ovviamente la dimensione potete farla voi come volete. Teoricamente è meglio farla, cioè, quando avete il costo basso è meglio utilizzare poco costo per i lati, ma comunque come vedete costano pochissimo e vi danno tanti PS, quindi di problemi non ci sono. Volendo potete anche farla più alta e più larga. Quindi questa qui è la base che dovete sempre mantenere uguale, perché gli avversari cercheranno sempre di colpirvi al centro e quindi non vi faranno danno. E nel caso comunque con il quadrato rollate quando ci sono i laser, perché i laser invece vi colpiscono e comunque i PS che avete già in questo modo vi permettono di resistere almeno a un colpo nel caso non riusciate a evitare il laser, e poi con le varie abilità vi ricaricate facilmente. A questo punto l'idea si basa sull'aggiungere più armi possibili fino a quando avete completato il costo. Quindi all'inizio partirete con queste, quindi andate a metterle uno spazio più avanti di dove avete gli oggetti, partite dagli angoli, così almeno spareranno in tutte le angolazioni. Ovviamente io vi dico di partire con questi all'inizio e poi man mano che sbloccate quelli più potenti andate a aggiungere gli altri. Più sono potenti e meglio è, perché vi permettono di colpire più avversari. Quindi a questo punto, per esempio, visto il costo che ho io a disposizione, andrei a mettere questa sul lato, però vedete costa molto di più. Poi magari andrei a mettere questa in basso, che comunque sono molto forti, e poi vedete ancora tanto costo disponibile. Quindi posso andare ad aggiungerne altre magari. Ecco, guardate, il costo comunque di queste che sparano in quattro direzioni è molto elevato, quindi magari ne metterei una qui al centro e poi andrei a finire il costo con altre armi a disposizione. Ma man mano comunque, come vi ho detto, il costo aumenta e quindi potete aggiungere tutte le armi che volete. Guardate, ne ho ancora disponibile. E questa gummiship è utile sia all'inizio del gioco, come vi ho detto, che fino alla fine. L'unica differenza che dovrete fare, perché non andate a aumentare la velocità, tanto non vi serve, a parte per lo scontro di un boss segreto, l'unico motivo per cui dovrete andare a modificarla è appunto per il boss segreto, perché altrimenti non potete proprio arrivare nello scontro. Quindi dovrete andare ad aggiungere qui sul retro dei motogummi, quindi arrivare fino a 200 di velocità. Quindi ovviamente il costo è elevato, quindi dovrete andare a togliere degli armagummi, ma comunque una volta arrivati a quel boss avrete già praticamente finito il gioco e la vostra gummiship sarà già di livello elevato. Per esempio vi faccio vedere quella che ho utilizzato io. Ecco qua, guardate, l'idea è la stessa che vi ho fatto vedere prima, con la differenza che qui sul retro ho montato questi motori che mi hanno occupato tantissimo a livello di costo, ma mi hanno permesso di arrivare contro questo boss segreto e batterlo comunque facilmente, perché a parte i suoi attacchi laser, con gli altri attacchi non vi può colpire, quindi non vi fa praticamente niente. Voi continuate a rollare e a sparare nello stesso momento e vi dovete nascondere solo durante i suoi attacchi laser. Anzi, se vi interessa sapere come affrontarlo in modo semplicissimo, fatemelo sapere, vi farò vedere in un video, visto che comunque la cosa è molto facile. Poi anche le mini ship io le creo in questo modo semplice. Quindi guardate, sul retro sono gli stessi cubi che vi ho fatto vedere prima, quindi
sono questi cilindri dal costo veramente basso e che vi danno qualche PS. E poi nella parte frontale andate ad aggiungere le armi, partite magari da questa piccolina all'inizio, e ce ne stanno anche tante di questa. Ovviamente anche il costo va tenuto in considerazione, perché le miniship hanno un costo abbastanza basso da poter spendere. E poi appunto andate a riempire il più possibile di armi, magari anche di cilindri qua dietro, partite con meno all'inizio, poi aumentateli dopo se volete. Volendo potete metterne anche solamente due, tutto il resto armi. Io l'ho fatta così perché tanto era già talmente potenziata che non mi interessava di cambiare più di tanto. Adesso vi faccio vedere anche come funzionano effettivamente contro qualche avversario nella zona qui finale. Quindi facciamo parti da qui e andiamo a vedere qualche avversario. Ok, una cosa importante che non vi ho detto è che come arma speciale io vi consiglio di non utilizzare i vari potenziamenti così, ma di mettere kit di riparazione se l'avete sbloccato, perché vi permette di ricaricare la vostra vita premendo il tasto triangolo, o comunque qualcosa di difensivo come campo di forza o barriera, ma questo a livelli avanzati. All'inizio non vi deve neanche interessare questa cosa. E un'altra cosa che non vi ho detto è delle abilità. Quindi io vi consiglio abilità che vi aumentano la vita o comunque vi riparano, tanto degli attacchi vi interessa relativamente poco. Poi man mano che potrete aggiungere di più, magari aumentatevi l'attacco o il drop di altri materiali, ma pensate sempre comunque a difendervi e così via. Così resistete al singolo colpo che magari prendete con il laser e senza tanti problemi dovreste riuscire ad abbattere qualsiasi avversario, come vi ho detto. Quindi partiamo e vi faccio vedere una battaglia con questa gummiship. Tra l'altro ve le faccio vedere di livello alto, giusto per dimostrarvi che effettivamente la potenza c'è. E credetemi, anche a livello bassissimo di gummiship, se tenete questo metodo potete ottenere senza nessun problema la A in qualsiasi battaglia già dall'inizio. Ecco, mi raccomando, man mano che vi aumenta il costo di disponibile aumentategli le armi però, perché altrimenti resterete sempre abbastanza scarsi. Qui dovrebbe esserci una battaglia boss, se non ricordo male. Vabbè, andiamo dall'altro di là, facciamo prima. Adesso mi sono schiantato brutalmente, via. Andiamo da questo perché effettivamente è molto più vicino. Questi spaccateli sempre durante il gioco perché vi danno materiali molto utili. Vediamo, qua dovrebbe esserci un boss, se non ricordo male, eccolo lì. Sì, non è un boss vero e proprio, però vi faccio vedere la velocità con cui andate a eliminare i nemici con questa tipologia di gummiship. Cioè, guardate, praticamente gli passate davanti e li abbattete tutti senza problemi. Quando ci sono i laser, ruotate. Guardate, in un attimo abbattete chiunque, perché voi siete talmente potenziati a livello d'attacco e il fatto che non vi riescano a colpire facilmente vi aiuta ancora di più, che praticamente potete stare tranquilli. Magari rollate ogni tanto se proprio c'è qualche attacco che vi sembra particolarmente pericoloso, ma non state veramente armati. Il roll può essere anche utile per velocizzarvi a colpire prima gli avversari, ma come vedete non mi colpiscono mai. Quindi ecco, guardate, avete visto adesso anche con i laser, voi rollate e non vi fa niente nessuno. Ecco, adesso un laser mi ha preso, ma grazie al fatto che ci siamo tenuti un po' di vita non vi fa assolutamente niente. Poi nel caso abbiate l'abilità che vi ho detto, premete il vostro triangolo e vi recuperate quei pochi PS che vi avranno tolto. Ci dovremmo avere praticamente finito la battaglia, vediamo qui. Ecco, infatti, come avete visto, è una gummiship potentissima e, come ho detto, potete utilizzarla già dall'inizio perché avete già degli armagummi dall'inizio e anche questi questi cilindri dall'inizio. Quindi potete crearvela da subito, io l'ho fatto e ho ottenuto A senza problemi nelle varie battaglie. Quindi per questo video è tutto, fatemi sapere se voi avete altri metodi magari qui sotto nei commenti, ma credo che questa sia già ottima. Ad un prossimo video e ciao a tutti!